Si trova sulla collina di Montevergine, antica acropoli di Catania, ed è una delle poche testimonianze rimaste delle mura di Carlo V, costituite da 11 bastioni con 7 porte d'accesso, edificato nel 1556 ad opera della viceré Vega e che deve il suo nome ad una grave epidemia di peste che colpì Catania nel 1576. Dopo i numerosi incontri delle ultime settimane, il bastione degli infetti è stato al centro di un tavolo tecnico operativo tra Comune di Catania e Soprintendenza, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti delle associazioni. Il 20 maggio scorso, infatti, hanno preso il via i lavori, finanziati con i fondi regionali per l'incentivazione di forme di democrazia partecipata, per recuperare l'area estesa al centro di Catania per 1.800 metri quadri. L'idea progettuale prevede di esaltare la ricchezza storico-architettonica del luogo, creando una community garden con spazi collettivi. Abbiamo avuto un incontro fra amministrazione e associazioni, il Comitato dei Cittadini Antico Corso, inerente la riqualificazione del bastione degli infetti. È stata una discussione molto aperta, costruttiva, e si è ritenuto di andare ad un tavolo squisitamente tecnico domani, in cui saranno chiariti alcuni aspetti di dettaglio del progetto, e se ci saranno delle proposte migliorative dello stesso, l'amministrazione valuterà di recepirle. Credo che sia un metodo molto giusto quello del coinvolgimento partecipativo di tutte le associazioni che hanno interesse a che nella città sempre di più si sviluppi una mentalità di miglioramento, di riqualificazione dell'esistente e di fruibilità di siti particolarmente apprezzati da parte di tutti i cittadini. Bisogna leggere alcuni tipi di segnali. Questo è importante sia per noi che per l'amministrazione. Innanzitutto, oltre al nostro comitato, era presente una rappresentanza di quelle che sono le associazioni cittadine. Questo per dire che la questione che stiamo trattando al momento non è quella relativa esclusivamente al bastione, ma sull'intero ruolo che deve avere la cittadinanza nei rapporti con l'amministrazione pubblica. Andiamo via relativamente soddisfatti perché c'è stata un'apertura, soddisfatti perché c'è un incontro fissato già credo per domani, se non ricordo male, avremo gli elaborati e discuteremo su una base di proposte concrete. Quello che si evince, si continua ad evincere un po' dalle discussioni che ci sono state, è una difformità di veduta rispetto ad alcuni concetti che sono quelli appunto del riuso, della riqualificazione e soprattutto della specializzazione dei luoghi. Normalmente quando si fanno delle opere strutturali, inevitabilmente questi luoghi vengono specializzati ad un unico uso. Quindi uno dei punti di scontro in realtà è sulla necessità di mantenere integra l'area del bastione, cioè senza interventi edificatori all'interno, proprio per dare la possibilità di sviluppare dinamicamente delle azioni. Diversamente, pur essendo meritevole sia un'idea di arredo sia un'idea di parco giochi, questo limita enormemente le potenzialità di un posto che invece sono estremamente più vaste.